in un solo nome presenti nei contesti internazionali. È stato in quel momento che le mancate scelte fatte in passato e di ritardi sono venuti al pettine e quindi si è entrati in procedura rafforzata Moneyval nella lista grigia OCSE, scatenando le particolari attenzioni della vicina Italia. Il modello San Marino, che si basava su tre pilastri ritenuti sino ad allora indistruttibili ed indiscutibili, sovranità, intesa a malo modo come poter far tutto quello che volevamo, segreto bancario, anonimato societario, ha dovuto fare i conti con un nuovo ordine mondiale con regole fortemente rivoluzionarie. Eravamo completamente impreparati. Anche la situazione politica, oggi lo possiamo dire con onestà e franchezza, non era idilliaca. Ci aspettavamo un forte ricambio nella compagine di governo, alla luce di precise responsabilità passate, avvenuta ma solo in parte. È per questo che l'Assemblea di Alleanza Popolare non ha votato all'unanimità l'ingresso al governo. Quel governo ha operato in condizioni difficilissime. La crisi economica, il pessimo stato delle relazioni con la Repubblica Italiana e gli organismi internazionali, la minaccia dell'esclusione del sistema italiano dei pagamenti, gli arresti dei vertici di Cassa di Risparmio e la vicenda Delta, la crisi dell'intero sistema bancario e finanziario aggravata dallo scudo fiscale, dal naufragio di Credito Sammarinese e dai problemi di Banca Commerciale, l'offensiva delle procure italiane, le infiltrazioni della criminalità, tutte queste bombe sono scoppiate una dopo l'altra. In mano al governo e avrebbero ucciso il paese se non si fosse fatto quadrato per contenere un'onda di marea che sembrava travolgere tutto. Alla pesantezza di tale situazione, che nessuno aveva previsto nei termini e nelle dimensioni che si andavano manifestando, ma che rappresentava il risultato delle politiche di precedenti amministrazioni che nemmeno il governo 2006-2008 aveva saputo riconoscere nella loro gravità ed affrontare per tempo. Si sono uniti i problemi politici della maggioranza, causati dalle prese di posizione degli europopolari, fino al tentativo di affossare il governo in un momento drammatico per la nostra Repubblica. E ricordo che solo il senso di responsabilità del consigliere Federico Bardaletti ha vanificato questo tentativo. Nonostante tutto ciò, governo e maggioranza hanno resistito per 4 anni, pazientemente e con fatica, sopportando i cerconi dei media italiani che dipingevano San Marino come centro del malaffare e fulcro di ogni genere di nefandezze, e un'opposizione che strillava sulle colpe del governo, omettendo, salvo qualche rara eccezione, che la disfatta era figlia di 20 anni di deregulation e di una classe politica ben identificabile, quella per intenderci degli anni 90, dei primi anni del nuovo secolo. Pazientemente e faticosamente il governo ha migliorato i rapporti con l'Italia attraverso la firma di accordi che ancora attendono la ratifica del Parlamento italiano e con le principali organizzazioni internazionali attraverso l'adeguamento normativo agli standard internazionali sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. L'uscita dalla procedura rafforzata Moneyval e dalla lista grigia OCSE, la firma sull'accordo contro le doppie imposizioni del 13 giugno 2012, nonché l'avvio del percorso di maggiore integrazione con l'Unione Europea sono la testimonianza del grande lavoro compiuto. I riconoscimenti del MEF, di Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza per le scelte in favore della trasparenza, dell'affidabilità e della collaborazione sono un buon viatico per chiudere il periodo più burrascoso delle relazioni con l'Italia, anche se quando si parla del nostro vicino la prudenza non è mai eccessiva. Accanto a questo lavoro, che non può essere disconosciuto, ci sono stati gli interventi relativi al programma di governo. 9 leggi di riforma della pubblica amministrazione, la modifica della legge di riforma previdenziale, l'istituzione del secondo pilastro pensionistico, la legge sulla residenza di soggiorno, la riforma fiscale non è stata discussa in seconda lettura, solo per l'apertura della crisi politica e la modifica del testo unico in materia edilizia che era già pronta per l'esame in commissione. Oltre alle leggi, e ho citato solo le principali, i numerosi accordi contro le doppie imposizioni, oltre 40 compresi TA,
gli accordi sulle forze di polizia, sui titoli scolastici ed accademici, sulla collaborazione economica ed in materia finanziaria, numerosi accordi sanitari. In condizioni diverse, questa mole lavoro, che comprende ovviamente altri provvedimenti, avrebbe meritato ben altro impatto sull'opinione pubblica. Invece, la crisi economica, la perdita di posti di lavoro in seguito alla chiusura di tante aziende, il bilancio dello Stato in seria difficoltà, hanno messo nettamente in secondo piano gli sforzi profusi e i risultati conseguiti. Ma è comprensibile che i cittadini si preoccupino soprattutto dei bilanci delle loro famiglie e siano meno attenti ai percorsi mirati a risolvere, fra l'altro in tempi non brevi, il problema alla radice, che è rappresentato dal rapporto bilaterale con la Repubblica Italiana, presupposto fondamentale per pensare ad una ripresa economica, sul quale il governo del patto ha profuso molte energie e prodotto un apprezzabile risultato. Tra le emergenze che hanno caratterizzato la passata legislatura, anche quella relativa alle infiltrazioni della criminalità organizzata. L'offensiva delle procure italiane e della Guardia di Finanza, che chiamavano in causa il nostro paese per fatti, personaggi e vicende del passato, ha di sicuro alimentato la crisi dei rapporti con i nostri vicini. Con le solite scorciatoie e approssimazioni, siamo stati additati dalla stampa italiana come una repubblica in mano ai mafiosi, mentre qualche politico di opposizione accusava il governo di proteggere la criminalità. Ma il pulpito di questa predica era rappresentato proprio da chi, nel corso degli anni, è stato uno dei fautori di quel sistema economico opaco e truffaldino, che ha consentito alla malavita di penetrare nella nostra realtà economico-sociale. A cominciare dagli anni 90, attraverso le società anonime, il segreto bancario, le SRL concesse piene mani a chiunque, la moltiplicazione degli istituti bancari e delle finanziarie, l'assenza di controlli a tutti i livelli, i permessi di soggiorno e le residenze rilasciate dai governi con una discrezionalità che la nuova legge del 2010 ha enormemente ridotto. Su questo versante, il passato governo ha commissionato a organismi e istituzioni dello Stato una relazione sulla presenza della criminalità a San Marino, testimoniando la volontà di non sottovalutare il fenomeno, da sempre preso sotto gamba. E vi ricordo proprio la conferenza di Caponnetto nel 93, quindi già 20 anni fa si parlava di infiltrazioni di mafia a San Marino. Il lavoro è stato illustrato in Consiglio Grande Generale dal Segretario di Stato alla Giustizia ed ha portato all'introduzione, con il consenso di tutti e con la partecipazione di tutte le forze, del reato di associazione mafiosa, alla costituzione della Commissione Antimafia, ad alcuni progetti di legge che l'interruzione della legislatura non ha consentito di avviare all'iter consiliare, ma che sono da riprendere al più presto. La risposta del Consiglio nella sua interezza è stata puntuale, anche in occasione della pubblicazione delle intercettazioni della DIA, a carico di appartenenti a banche camorristici, oggetto di indagini della Procura di Napoli, intercettazioni in cui comparivano riferimenti a società, personaggi e politici sammarinesi. La Commissione d'inchiesta, nata in quell'occasione, ha prodotto una relazione unitaria ed ha suscitato apprezzamenti e polemiche. Ma è stata un'ulteriore dimostrazione che il vento è cambiato, anche se le resistenze e i cambiamenti non mancano, con maggioranza e opposizione, che maggioranza e opposizione possono collaborare nell'interesse superiore dello Stato e che il passato governo ha fatto la sua parte. Così come ha ben operato nel procedere con continui controlli veri, che hanno portato alla revoca di una ventina di società finanziarie, evento che non ha precedenti a San Marino, e ben ha operato il Consiglio dei 12 con la liquidazione di un numero considerevole di fondazioni e associazioni, non più in linea con le finalità sociali e umanitarie che la legge richiede. La scelta in favore della trasparenza ha reso doveroso anche questo passaggio. Tutto ciò fa dire che la direzione del vento è cambiata, ma il percorso che conduce ad un paese virtuoso non è affatto concluso. La speranza è che il nuovo governo non abbia tentennamenti sulla strada imboccata e che maggioranza e
opposizione collaborino su temi di interesse collettivo, così come hanno fatto anche nella passata legislatura. Dalla politica estera alla giustizia, come è avvenuto, ripeto, nell'ultimo scorcio della passata legislatura. Il pacchetto di legge antimafia, la riorganizzazione dei corpi di polizia, le modifiche dell'ordinamento giudiziario, i procedimenti del tribunale sono lunghi oltre i limiti della tollerabilità. Rappresentano interventi da onorare al più presto. E l'uscita dalla blacklist italiana, nella quale ci troviamo dal 1999 e non da 3 anni, come qualcuno sostiene e sosteneva, e dalla quale dipende la possibilità della ripresa economica, è evento da seguire con la massima attenzione, senza lasciare nulla di intentato. Pochi anni fa era un miraggio, ora è un obiettivo raggiungibile. Il percorso è stato lungo ed è iniziato nel 2008. Alla conclusione del rapporto PSD, Alleanza Popolare, Sinistra Unita, DDC, con l'approvazione delle leggi antiriciclaggio, controllo delle società e l'istituzione del CLO, dell'ufficio di collegamento, ed è proseguito nei 4 anni successivi. Giova ricordare che al lato del superamento del segreto bancario c'era chi gridava alla svendita della sovranità, al governo del patto che non aveva spina dorsale, al fatto che le rinunce andavano monetizzate con contropartite adeguate. Adesso si fa finta di nulla, perché ricordare certe polemiche e le relative dichiarazioni sarebbe veramente imbarazzante. Da questa sintesi è evidente che Alleanza Popolare giudica positivamente l'operato del governo del patto. Certo, non sono mancati gli errori e non sempre si è fatto tutto ciò che si doveva. Ci siamo trovati qualche volta a non condividere impegni di spesa sulla cui utilità avevamo dubbi, ma che abbiamo finito per condividere. E dunque abbiamo sbagliato soprattutto noi, oltre che il governo. Le nostre proposte sui tagli alla spesa corrente, presentate a governo e maggioranza in occasione delle leggi di bilancio, sono rimaste spesso insoddisfatte. E quindi l'impegno di combattere gli sprechi e ridurre le uscite è stato in parte disatteso. Si poteva e si doveva fare molto di più. Poi è stata carente l'iniziativa del recupero dei quattrini in alcuni ambiti, per esempio la riscossione dei bolli auto non pagati negli ultimi anni, cifre non trascurabili. E non è stata posta la dovuta attenzione alle iniziative di incentivazione di alcuni settori, che non erano e non sono tuttora influenzati dalla permanenza delle blacklist. E mi riferisco ad esempio al turismo, al commercio del taglio in primis. Ma nonostante ciò, il giudizio sull'operato del vecchio governo è positivo. E nel sottolinearlo non possiamo non ricordare quanto hanno fatto i nostri rappresentanti di Alleanza Popolare in seno al Congresso di Stato. Antonella Mularoni ha avuto l'onere di ricostruire il rapporto con l'Italia in condizioni difficilissime, in cui la credibilità del nostro paese era crollata a livelli mai toccati prima e tutte le porte, non solo quelle del ministro Tremonti, erano chiuse. Ha sopportato accuse durissime in Consiglio Grande Generale da un'opposizione che dopo pochi mesi pretendeva risultati che mancavano da anni, con le immancabili lezioni di politica estera da parte di alcuni suoi predecessori che avrebbero dovuto solamente tacere. Di sicuro ha trovato un paese molto più sputtanato di quello che pensava, ma le ha giovato nei rapporti col governo italiano la sua personale distanza da quella politica che aveva ridotto la nostra Repubblica a brandelli. Ha lavorato con tenacia e sobrietà, con uno staff ridottissimo, responsabilizzando il personale degli uffici del suo dipartimento. Ha viaggiato senza code di collaboratori e portaborse. A proposito di spending review, termine molto in voga in questo periodo, Valeria Salata ha portato a casa, fra gli altri provvedimenti, la riforma della pubblica amministrazione, che la maggior parte dei suoi predecessori, dopo qualche tentativo, aveva opportunisticamente accantonato. È stato un lungo lavoro, gravato da estenuanti confronti con la maggioranza, con le organizzazioni sindacali, con l'intero apparato e spesso frenato da intoppi di vario tipo,
sia politico che di corporazione. Ha definito nuove regole, ha dato spazio all'ammodernamento e all'innovazione, ha disciplinato l'accesso attraverso i concorsi e le selezioni, ha accorpato uffici, diminuito il numero delle dirigenze, eliminato alcuni privilegi come le indennità dirigenziali ad personam, che avevano caratterizzato in negativo un lungo periodo della storia della pubblica amministrazione. Quando la riforma sarà a regime, a meno che non venga stravolta dalle leggi attuative, saranno assicurati efficienza e risparmio. È indubbio che i buoni risultati di questa o quella segreteria di Stato sono merito del governo. Questo vale naturalmente anche per gli esteri e gli interni, quando i titolari erano Mularoni e Ciabatta. Vogliamo comunque sottolineare che il contributo dei nostri rappresentanti nei rispettivi ambiti di pertinenza è stato determinante. A metà della scorsa legislatura c'è stato l'avvicinamento fra il patto e il Partito dei Socialisti e dei Democratici. Il primo incontro, avvenuto nell'ambito dell'iniziativa sulla Costituente Socialista, promossa dal nuovo Partito Socialista, ha visto la partecipazione dei partiti del Patto per San Marino, del PSD e del Partito Socialista Riformista. Quasi subito, già al secondo o terzo incontro, il PSD era rimasto da solo di fronte alla maggioranza. Non siamo fra coloro che possono chiarire l'accaduto, come mai sia accaduto. Sta di fatto che il nuovo Partito Socialista ha continuato a frequentare il tavolo con il PSD e poi ha scelto il Partito Socialista Riformista come interlocutore per la nascita del Partito Socialista. Naturalmente, la semplificazione del tavolo ha favorito l'avvicinamento del PSD alla maggioranza, che si reggeva su numeri risicati dopo l'abbandono degli europopolari. La disponibilità a ragionare sui rapporti con l'Italia e con l'Europa ha fatto del PSD l'interlocutore del patto fino all'approvazione del provvedimento sullo scambio di informazioni. Poi, da temi specifici come quelli dei rapporti internazionali, il confronto si è allargato agli argomenti dell'attualità politica. Così è nata la coalizione San Marino Bene Comune, da cui hanno preso le distanze, senza troppo successo per la verità, il nuovo Partito Socialista, i moderati orfani di Alleanza Nazionale e un pezzo di Arengo Libertà. Alleanza Popolare ha ritenuto che ricucito lo strappo del 2008 con il PSD, anzi, con la componente da sempre più vicina ai principi e ai valori del nostro movimento, una coalizione con i due maggiori partiti sammarinesi poteva rappresentare la scelta migliore per governare un lungo periodo di transizione, in cui, una volta migliorati i rapporti con l'esterno, si mettesse mano al recupero della competitività di un sistema economico finalmente trasparente, ripulito dagli elementi distorsivi e con bassa conflittualità sociale, e alla realizzazione di riforme strutturali capaci di modernizzare il Paese e di accompagnarlo verso l'affermazione di una democrazia più matura, laica e liberale, attenta ai giovani, al loro inserimento nel mondo del lavoro e alle fasce più deboli della popolazione. Il cammino è tutto da costruire. Le difficoltà sono tante, ma la nostra visione del futuro non è cambiata. La vittoria elettorale di Bene Comune è stata al di sotto delle aspettative e il risultato dell'Alleanza Popolare è molto pesante. Tre consiglieri e 1.000 voti in meno non hanno bisogno di tanti commenti. Abbiamo governato in una situazione di grande difficoltà. E la crisi economica, la disoccupazione crescente, contenuta rispetto ad altre realtà, ma al di fuori dei parametri sammarinesi, non ha sicuramente aiutato chi ha guidato il paese negli ultimi 4 anni. Naturalmente vanno messi in conto gli errori di governo e maggioranza, alcune scelte non condivise dai cittadini, anzi, dolorose, perché hanno intaccato le entrate delle famiglie. Nulla di eccessivo è stato addebitato alla gente, ma è chiaro che un paese come il nostro, abituato a un benessere un po' fuori norma rispetto a ciò che accade al di là dei nostri confini, ma anche molto al di là dei nostri confini, teme qualche forma di ridimensionamento del proprio tenore di vita economica e comincia a dubitare del futuro.
Anche a ragione, quando la crisi si aggrava e vie d'uscita sembrano allontanarsi, e chi ha il governo di solito paga. Ma il nostro risultato, il più negativo fra tutti, non può essere spiegato solo così. Alleanza Popolare è nata come movimento di opposizione e ha raccolto la protesta di chi, come noi, non condivideva la gestione della politica negli anni 90. È rimasta fuori dai giochi per 13 anni, raccogliendo un consenso crescente, anche se i numeri sono rimasti tutto sommato piccoli. Perché la componente del paese che era dalla parte degli oppositori di un sistema ricco quanto fasullo e pericoloso, la componente che voleva un cambiamento nella politica e nei metodi, era ampiamente minoritaria. Da un'opposizione dura e senza reticenze siamo passati a governare con il problema di cambiare un po' pelle, di riposizionarsi, di adattare i comportamenti a logiche diverse. Le battaglie davanti al Paese sono state sostituite dalle battaglie più avvattate all'interno della maggioranza, al chiuso di qualche sede di partito. E ogni tanto abbiamo masticato un po' amaro per scelte e provvedimenti che non condividevamo, ma che si dovevano accettare perché è nella logica delle alleanze. E come ricordava Mario prima, nulla di cui vergognarsi, mai. Ma il nostro elettorato, che non è tradizionale o di appartenenza, se non in piccola percentuale, né tantomeno ideologico, evidentemente non ha gradito. Non ha accettato, forse,